un'esperienza di vita, è un'esperienza bellissima di, di incontro con culture, con popoli, costumi diversi dell'Africa, eh, che si incontra certamente con altre culture che quella di nord italiana. E per me è da quasi vent'anni in Africa, quindi in Kenya, in Sud Sudan soprattutto, anche in Palestina, che non è Africa però è il Medio Oriente, ma che credo che sicuramente è una ricchezza, almeno come missionari siamo in un certo senso privilegiati su questo. perché eh, conoscendo che le lingue, le lingue locali si entra, si entra anche nella, nel contesto proprio della gente, quindi conoscendo la gente più semplice insomma. E quindi la ricchezza anche dell'accoglienza, la ricchezza dell'amicizia, della fraternità eh, che, che è molto presente come valori forti dell'Africa e, e anche proprio il discorso di una fraternità che si costruisce insieme con, con la gente stessa. E poi è logico che ritorno qui dall'Africa all'Italia, anche per gli africani ovviamente non è facile, perché è un altro mondo per loro e anche per noi sonari in un certo senso, perché ci si trova in una situazione non facile, capiamo quello che abbiamo vissuto là noi e qui magari più con grandi difficoltà dell'accoglienza, cosa che invece per l'accoglienza è la prima cosa, è un valore grande. E quindi gli africani si trovano molto spiazzati su questo perché si sentono proprio marginati, si sentono proprio anche calpestati, umiliati, e quindi questa è una sfida che. Ben ritrovati, eccoci di nuovo in studio. Abbiamo cominciato con una testimonianza di Daniele Moschetti, missionario, per introdurci all'argomento di oggi, perché parliamo infatti di esperienza in missione, di volontariato, di solidarietà. Tutto ciò grazie alla presenza dei nostri, dei nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo Emiliano Done che è il presidente del Lions Club Feltre Host, ben trovato presidente. Grazie. Accompagnato da Don Augusto Antoniolla che è proprio il direttore del centro missionario Belluno Feltre, ben trovato Don Augusto. Grazie. Grazie per la vostra presenza, cominciamo con lei presidente perché eh, il Lions Club, l'associazione che lei guida, ha infatti promosso di recente una serata Dedicata proprio a questo tema, dove il protagonista era il missionario che abbiamo appena visto. Certo questa serata si inserisce all'interno di una piccola rassegna fatta di due date: una era questa dell'8 di maggio con il padre Daniele Moschetti, missionario comboniano, e l'altra sarà sabato 13 eh, maggio con eh, padre Renato Chisito Sesana, anch'esso missionario comboniano. Eh, perché abbiamo deciso di fare queste serate? Abbiamo deciso di fare queste serate perché sappiamo esserci delle grandi sfide a livello internazionale eh, che veramente riguardano ormai da vicino tutti noi e sempre più in maniera evidente eh, dobbiamo immaginarci delle soluzioni assolutamente eh, emergenziali di fronte a certi, te a certi temi. Eh, quindi sicuramente conoscere con sguardo profondo eh, un punto di vista mh, raccontato dall'Africa ci permette di mettere al centro eh, le persone che subiscono in questo momento eh, delle grandi, dei grandi effetti legati al cambiamento climatico, se non eh, alla crisi economico-finanziaria, al sistema complessivo che c'è in corso, anche di sfruttamento delle risorse, per esempio in Africa che è veramente molto forte. Eh, eh, per capire dal loro punto di vista quali sono le necessità su delle cose specifiche. Allora Lions Feltreost si occupa da tanti anni di Africa, eh, noi abbiamo eh, sempre eh, siamo, abbiamo cercato di rispondere a delle emergenze. Quindi siamo stati chiamati in causa quando c'era la necessità, per esempio, di pozzi, di costruire pozzi per l'acqua, un bene primario. Ma poi interrogandoci e frequentando i luoghi, abbiamo capito che c'era modo anche di fare delle cose diverse, quindi abbiamo. Abbracciato l'idea di, di sostenere l'istruzione, per esempio, e quindi abbiamo sostenuto la realizzazione di una scuola che è stata inaugurata con tutti i crismi recentemente. Una scuola gestita da delle suore, che sono le suore di San Giuseppe Caburlotto, hanno una casa anche a Lentiai e sono appunto collegate al nostro territorio in qualche modo, e l'abbiamo sostenuta a Nairobi in Kenya. E questo eh, ci ha permesso sempre di più di capire che l'Africa è un continente estremamente differenziato, con delle problematiche enormi, che va riflesso anche, va riflettuto, scusatemi. Eh, e, quindi, e quindi bisogna fermarsi, e la pandemia ci ha aiutato un po' a fermarci su certe cose: l'importanza della sosta, della riflessione, della contemplazione delle cose, dell'approfondimento del contesto. E abbiamo capito che dovevamo ricevere altri stimoli, e allora abbiamo voluto chiamare due grandi esperti e eh, eh, preceduti entrambi nelle due conferenze da dei cortometraggi di registi africani che, che parlano e calcano il tema specifico e quindi poi rafforzati dalla conferenza e dal relatore. Eh, per ricevere spunti e chiaramente questa cosa non la rivolgiamo solo ai nostri soci Lions, ma la rivolgiamo a tutta la comunità locale perché questi spunti sono fondamentali la collaborazione ecco. con la diocesi allarga anche al territorio la situazione, ecco, mentre lei parlava Presidente, grazie all'aiuto di Simone che ci segue in regia, stiamo vedendo anche alcune immagini proprio della prima serata di questo ciclo eh, di due appuntamenti che avete promosso interessante capire comunque la sollecitazione del Lions verso comunque i temi della solidarietà, cioè ci ricorda un po' il, il mandato, l'obiettivo per cui voi vi adoperate in sì. generale come Beh, associazione? Il Lions, il, il Lions in generale è un'associazione molto ampia, è un'associazione un che tiene insieme eh, 1.400.000 soci nel mondo, quindi è una delle associazioni di servizio fra le più grandi al mondo, con un potenziale incredibile. Che eh, poi si riflette a livello locale attraverso la definizione di distretti, per esempio in Italia ci sono N distretti, noi apparteniamo a un distretto che si chiama TA2 e che riguarda un po' il nord-est d'Italia, e, eh, e poi ci siamo, siamo separati in zone con singoli club all'interno delle zone. La nostra zona, qua del territorio nostro Bellunese, va dal Primiero fino al Cadore. Il Feltre Host è uno dei club presenti sul territorio. Allora cosa si fa? Si sostengono varie cause. Eh, la solidarietà è la base, eh, l'impegno nei confronti del, dei bisognosi è la base, eh, una certa mh, pulizia di intenti e di, e, di, e di trasparenza è la base. E, e si va eh, nella direzione di, di, di impegnarsi di dare di impegnarsi. il proprio contributo Quali we, sono comunque... il motto è we serve. We, serve, we serve infatti questo Quindi, è alla base risolve molto qual è stata comunque la questione, il tema che ha eh, caratterizzato il primo appuntamento di che cosa si è discusso Nel principalmente? Nel primo appuntamento con padre Daniele Moschetti abbiamo parlato di immigrazione nello specifico eh, come mai questi, queste, questi, i perché di questi flussi Visto appunto dall'interno dell'Africa, dalle problematiche originarie, sia in contesti rurali, perché Daniele Moschetti ha, ha operato per lunghi anni in Sudan, in contesti rurali, zona di guerra anche, quindi situazioni ben, ben complesse, articolate, da cui parte dell'immigrazione dell prende forma. E, e poi appunto ha operato per lunghi anni in contesti eh, di eh, zone periferiche delle grandi megalopoli, lui era eh, attivo a Nairobi, in una delle peggiori baraccopoli diciamo così, della città di Nairobi in Kenya e anche da lì eh, grandi sacche di povertà, grandi ingiustizie sociali, parte dei popoli che migrano e fra l'altro le baraccopoli sono effetto della migrazione interna. Che nell'Africa avviene ed è forse quella che ha numeri maggiori rispetto a quella che è poi la, la, la migrazione esterna del numero di persone che arrivano qui, sono molto minori rispetto ai flussi che ci sono all'interno. In città come Nairobi sorgono baraccopoli date da l'arrivo di persone che scappa per vari motivi da, 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 da difficoltà estreme. Quindi un tema di grande, grandissima attualità sì, e che sì. viene visto dagli occhi proprio da di chi lo vive. E di chi l'ha visto nascere giù e soprattutto adesso Daniele Moschetti opera in Italia, è missionario con Boniano attivo in Italia, ma dove? A Castelvolturno, vicino a Napoli, dove si è creata una situazione folle, un'isola separata dal resto del mondo, sembrerebbe, eh, dove appunto eh, c'è eh, eh, un'altissima un presenza ma, maggiore del 50% di, di immigrati africani, moltissimi di questi senza permessi di soggiorno, accalcati in situazioni varie dove poi sono sottoposti allo sfruttamento della malavita, perché lì è molto forte, sappiamo bene la Camorra, c'è anche, se è innescata grazie al permesso della Camorra, concesso anche una mafia nigeriana. E quindi eh, c'è un gran malaffare legato alla prostituzione, alla droga e anche allo sfruttamento dei braccianti per le campagne, la raccolta eh, dei pomodori, se non certo. di altre cose, nelle campagne italiane. Quindi un, una, un qualcosa che, che, che mette in evidenza eh, come di fatto eh, non siamo in grado ancora di dare una risposta effettivamente eh, capace di dare dignità alle persone e, e, e promuovere effettivamente una strategia. Una strategia dell'accoglienza, finalizzata a tante cose anche ad adeguarsi al fatto che questo sesto continente in movimento, che è il popolo delle migrazioni, sembrerebbe essere, è stato definito così, il sesto movimento in, in movimento non è fermabile. È un processo storico, siamo di fronte a una serie di situazioni assolutamente inedite, per cui eh, questo processo continuerà. E, e anche il clima rientra e su e questo, e lei da, lo sa bene che è un geologo di professione, quindi i sì, cambiamenti assolutamente climatici assolutamente comunque sì. influiscono. E quindi, e quindi in quest'ottica Daniele Moschetti sottolineava semplicemente eh, apriamo le menti, incontriamo, costruiamo ponti perché in questo momento se non lo facciamo ci troveremo impreparati a dare risposte effettive a questa sfida. E, non essere capace di farlo potrebbe generare ulteriori conflitti e divisioni. Adesso coinvolgiamo Don Augusto, che è il direttore, dicevamo, del centro missionario Belluno Feltre, per avere il suo punto di vista eh, su questa progettualità in sé e un po' in generale sul coinvolgimento dei missionari stessi all'interno della nostra società per sensibilizzare quindi la popolazione. Don Augusto, che considerazioni possiamo fare? Sì, beh, prima ringrazio Emiliano perché mi ha fatto tornare un po' in Africa. Io sono stato in India. Per otto anni e niger è uno dei paesi in cui passano la maggior parte dei migranti, il 20% dei migranti che vengono qua in Europa passano di là, passano il deserto e poi il mare. Una buona parte rimane nel deserto e una buona parte, come sappiamo purtroppo, rimane nel Mediterraneo. E, e quando parlavi del di questa immigrazione, quando sentivamo anche Daniele Moschetti parlare di questo, ecco, era un po' ritornare vedere queste, questi giovani che passavano dalle, dalla mia parrocchia per poi affrontare il deserto dove venivano derubati di tutto e poi ancora fermarsi a lavorare in Libia o in Tunisia per guadagnare qualcosa oppure chiedere ai parenti eh, sotto i, i maltrattamenti e le torture a cui venivano esposti e poi. E poi rischiare ancora il mare e, a, e arrivare qui e magari essere accolti senza, senza, senza tanta umanità. E, e questo mi fa ricordare l'accoglienza invece che io e che noi missionari abbiamo quando andiamo in Africa. Adesso qua io mi trovo a, a rispondere un po' a questa accoglienza, però l'accoglienza che, che ho ricevuto. E non in quanto bianco che porta soldi, che costruisce pozzi o scuole, come abbiamo fatto e come fanno i missionari, ma in quanto persona umana. Ecco. Poi per rispondere alla domanda ecco, il centro missionario che appoggia sempre queste iniziative che parlano del sud del mondo. Il centro missionario cerca con le sue forze, non, non tante, perché siamo, la gente lo sa, noi sacerdoti siamo ormai. Eh, appesantiti da, dalle tante parrocchie e dalle tante cose, cose da fare. Dalla ma, routine quotidiana dalla routine, di tutti i giorni, dalle difficoltà che comunque ci sono, dalle, dalle giornaliere. Dall'amministrazione delle parrocchie, da tutte. Eh, ma insomma cerchiamo intanto di, di tenere i contatti con i missionari nostri, che sono rimasti pochi diocesani, abbiamo due missionari, Don Bruno in Thailandia e Emanuela, una missionaria laica che è in Ecuador, ma soprattutto quei missionari che fanno parte, originari delle nostre parrocchie, che fanno parte di, delle congregazioni missionari, preti, suore, eh, religiosi, laici, sparsi un po' in tutto il mondo. Ne abbiamo una quarantina, ecco, tenere i contatti con loro, eh, sostenere i loro progetti e, e andare anche a trovarli. Quando, quando è possibile. Certo è che non ci si improvvisa comunque missionari o anche le persone che magari decidono di fare un periodo, cioè bisogna avere una formazione specifica. Sì, ecco, il centro missionario cerca di dare questa formazione soprattutto ai giovani eh, che, che vogliono fare un'esperienza missionaria, o almeno andare a aprire gli occhi sul mondo, cercare di vedere il mondo con gli occhi dei, dei poveri, dei, dei, degli africani, degli asiatici, dei sudamericani. Eh, e questa formazione la diamo ogni anno e poi eh, li aiutiamo anche a viaggiare. Quest'anno andremo in un gruppo in Ecuador, un gruppo in Madagascar, un gruppo in Benin. E accompagnati da qualcuno del centro missionario e accolti dai missionari, da missionari locali. Un po' di volontariato, ma soprattutto imparare a guardare la realtà con occhi un po', un po diversi. Quindi un'esperienza molto formativa, insomma, come sì. proprio come persone, ecco, diciamo questo. Ritorniamo dal presidente Odone perché queste serate ovviamente hanno una finalità benefic benefica, voi raccogliete delle risorse che poi andate a destinare e eh, se ci anticipa già chi sarà un pochino, eh, l'abbiamo detto, il secondo ospite, su che cosa andrete a focalizzare sì. l'attenzione. Allora partiamo dal secondo ospite. Eh, il secondo ospite sarà appunto sabato 13, verrà con noi padre Renato Chisito un altro missionario comboniano, eh, lui di lunghissima permanenza in Africa, lui sono 46 anni che è giù, opera sia a Nairobi e in, in contesto di Baracopoli. Eh, nel recupero dei bambini di strada, quindi lavora proprio nell'andare a intersecare questi bambini che vivono per strada, a contatto con una situazione allucinante, eh, li recupera, li incontra, li, recupera, li, li prende con sé, diciamo così, insieme a, a, tutte, a tutte le persone che ormai collaborano con lui, essendo usato da tanto tempo ci sono ex bambini di strada che sono diventati degli operatori. A tutto effetto alcuni laureati, alcuni con percorsi di studio e di formazione estremamente articolati che gli permettono di allargare il tiro e di poter operare in maniera ancora più profonda, racconterà delle cose bellissime perché la sua esperienza è veramente densa. E poi eh, lavora e fa lo stesso lavoro anche all'Usaka eh, in Zambia, e quindi rimbalza fra, fra questi due contesti di queste due grandi città africane. Eh, in più è attivo da sempre a sostegno del popolo Nuba in Sud-Sudan. Eh, Versato esso da una lunghissima guerra, adesso il Nord Sudan è, risco è riscoppiato proprio in questi giorni. Purtroppo. Un'ulteriore guerra certo. che, che farà anche lì dei flussi migratori incredibili perché si parla di oltre 700.000 profughi. Eh. E quindi, quindi su questo focalizzerete l'attenzione: le... sì, focalizzate Dicevamo... l'attenzione su, su quali sono gli strumenti che, in un contesto così pesante come sono le baracopoli si possono dare ai ragazzi, ai giovani. Per poter eh, riscattarsi, per poter ritrovare un percorso di dignità umana eh, adeguato per poter esprimersi e crescere. E, passando attraverso il tema dell'istruzione, dicevo che il Lions Club ha sostenuto lungamente una scuola, la costruzione di questa scuola eh, a Nairobi e quindi sia sensibile a questo tema. Certo. E, e vogliamo quindi di conseguenza sentire bene da un operatore lì giù cosa vuol dire, quali storie di, di speranza anche nascono da questa, da questa cosa dell'istruzione della scuola. E vedremo poi perché ci sono anche possibili sviluppi, ma sviluppi ve lo faremo futuri. sapere. <ride> <ve> lo <saremo ride> Dove faremo si vero? svolge l'incontro? Ricordiamolo bene a che ora? All'Istituto canossiano di Feltre, eh, all'auditorium dell'Istituto canossiano di Feltre, a partire dalle ore 20.30. Prima il cortometraggio e poi, che durerà una quindicina ventina di minuti, e poi la conferenza. Quindi un momento di arricchimento generale. Un'ultima sì. battuta, i fondi, sì, fondi devoluti Giusto, giusto. Raccogliamo eh, un'offerta eh, libera ma consapevole. Eh, e eh, questo serve fondamentalmente a implementare le nostre attività giù a Nairobi e a sostenere le due cause missionarie delle persone che abbiamo incontrato. Ecco, questo è molto importante comunque da ribadire. Don Augusto, siamo in conclusione, voleva aggiungere qualcosa che dobbiamo ancora puntualizzare? Un'altra attività del centro missionario è quella della, della stampa. Abbiamo una pagina sull'Amico del Popolo settimanale che eh, racconta un po'... Dei nostri missionari e delle attività nostre del, del centro. Del centro e quindi si può essere informati appunto Sempre. settimanalmente sulle, sulle attività ricordo. del centro. Eh, noi abbiamo concluso il tempo a disposizione, abbiamo fatto una veloce panoramica, ma torneremo a parlare di questi temi in collaborazione e in compagnia del Lions Club Feltre Host e del centro missionario Belluno Feltre. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, grazie. grazie. E a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci!